In piazza per contestare l'avvio delle procedure di mobilità da parte dell'azienda. A rischio il posto di lavoro di 516 guardie giurate dipendenti dell'agenzia privata KSM. Palermo e Messina, le realtà più colpite, 308 gli esuberi previsti nel capoluogo di regione, 87 nella nostra città. Ieri lo sciopero proclamato dalla FIRCAMS CGL, alla manifestazione palermitana hanno aderito anche le guardie giurate della Security Service che non percepiscono gli stipendi da 3 mesi. Una delegazione di lavoratori è stata ricevuta in prefettura, la FIRCAMS ha espresso tutte le perplessità in merito al piano annunciato dall'azienda. La KSM ha proposto di cedere alcuni servizi appalti ad altri istituti di vigilanza che, secondo il sindacato, non rispettano il contratto di lavoro del settore come l'Europolis, la Sicilia Police e la Security Service. Dubbi pure in merito alla procedura di mobilità. L'azienda, denuncia la CGL, avrebbe escluso una platea di lavoratori, quando invece, secondo la normativa vigente, i criteri andrebbero condivisi e concordati. L'avvertenza della KSM è solo la punta dell'iceberg di quello che sta succedendo nel settore della vigilanza privata. Il sistema degli appalti al massimo ribasso e la mancanza di controlli da parte degli enti preposti avrebbe generato una stortura del mercato con pesanti conseguenze per i lavoratori, con l'avanzata di ditte che non rispettano i contratti collettivi e i regolamenti che disciplinano le attività di vigilanza privata.